È dal mese di maggio che la Biblioteca Provinciale di Brindisi ha sospeso gli abbonamenti dei quotidiani nazionali e locali del servizio Emeroteca. La motivazione sono i tagli ai costi di gestione che hanno privato in questi mesi gli utenti della lettura dei quotidiani. Intanto la struttura continua ad ospitare gli studenti brindisini che vedono la biblioteca un luogo tranquillo per studiare, lontano dalle distrazioni domestiche e, perché no, anche per ritrovarsi con amici. Positivo quindi il giudizio sulla qualità dei servizi e degli spazi. Ogni giorno qui in biblioteca, studio, usufruire nel senso comunque vengo solo per studiare, non vado a chiedere domande, crediti, a chiedere libri, solo una cosa per studiare per l'università. Quindi come servizio non puoi esprimere un giudizio sui servizi che ha, se sono carenti o meno? Beh, guardi, carenze non dico che non ce ne sono, per esempio sarebbe molto utile un servizio di internet, un sistema di wireless internet, cosa purtroppo la biblioteca di Brindisi non ha, infatti molti se ne lamentano pure. Per il resto, no, vabbè, per il resto dai, si può fare, si studia bene. Per quanto riguarda la disponibilità di libri non potrei darti una risposta perché non ho mai usufruito di questo servizio, però la sala lettura, io mi trovo bene a studiare in biblioteca. La ritieni una struttura moderna con internet? Moderna no, però non, cioè, dipende da quello che uno cerca, se hai bisogno di un posto tranquillo dove studiare perché magari, non lo so, a casa non c'è l'ambiente adatto, non è il mio caso, però ci si concentra abbastanza bene, poi è anche un luogo di incontro per noi ragazzi. Se i tagli contenuti in finanziaria minacciano duramente i servizi locali, dall'amministrazione provinciale arriva la rassicurazione che la biblioteca non subirà tagli. Ce lo conferma al telefono l'assessore provinciale alla cultura Paola Baldassarre, che ci anticipa che da settembre sarà riattivata la lettura dei quotidiani ed altri servizi pensati appositamente anche per l'infanzia. Piace trasferire i progetti quando sono già stati chiusi all'interno della biblioteca. Sarà avviato il percorso dell'alfabetizzazione letteraria delle ore pomeridiane. Abbiamo ancora una piccola risorsa da poter spendere in quell'ambito, che è un ambito importante.